Fratelli carissimi, iniziamo la novena di Natale con la genealogia del Vangelo di Matteo, che termina così. In tal modo tutte le generazioni, da Abramo a Davide, sono 14. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo 14. Tre grandi gruppi di 14 generazioni. 14 è il doppio di 7. 7 è il numero perfetto, quindi la perfezione della perfezione. Questo ci dice che la perfezione di Dio si è incarnata nell'imperfezione umana. La genealogia di Matteo inizia con Abramo e termina con la nascita del nostro Signore Gesù Cristo. È la storia della salvezza. Ciò significa che la storia della salvezza è la storia della incarnazione, della perfezione di Dio nella imperfezione della storia umana causata dal peccato. E il numero tre, tre gruppi, è la Trinità, quindi Dio stesso, ma è anche il numero dei giorni nei quali, secondo l'Antico Testamento, si compie la manifestazione di Dio. E i tre giorni poi saranno quelli nei quali il nostro Signore Gesù Cristo sarà deposto nella tomba. In quei tre giorni il nostro Signore Gesù Cristo nella sua carne ha portato la perfezione divina che quella carne custodiva nel fondo del fondo dell'esperienza di tutti noi, che è la morte. Avete presente quei film dove devono andare a cercare il detonatore della bomba e arrivano sempre quando mancano 2-3 secondi prima che il detonatore faccia scoppiare la bomba? Il nostro Signore Gesù Cristo ha fatto una cosa del genere. Con la sua carne è stato sepolto laddove è nascosto il detonatore della bomba che ha distrutto la nostra vita 100 volte. Quel detonatore è la menzogna del demonio alla quale abbiamo creduto e per cui abbiamo peccato e per cui siamo morti. Abbiamo fatto e facciamo l'esperienza della imperfezione. L'uomo è come l'erba che dura pochissimo, è come il fiore che spunta al mattino e alla sera secca. Siamo precari, imperfetti. Il termine perfezione, secondo la scrittura, si riferisce a qualcosa che non manca di nulla, che non ha bisogno di nulla, perfetto, completo. Dio. Dio è l'essere perfettissimo, non ha bisogno di nessuno e di nulla. Chi è perfetto non ha bisogno di nulla. Per questo i battezzati, i cristiani, erano chiamati nella Chiesa primitiva i perfetti, coloro ai quali non manca nulla. Hanno ricevuto tutta la preparazione e tutte le grazie per immergersi con Cristo nella morte e risorgere con Lui. Hanno ricevuto la pienezza della fede nella quale sono stati battezzati. Sono una creazione nuova. Per cui nella debolezza si è fatta carne la potenza di Dio. Nella imperfezione, nella corruttibilità della carne è discesa e ha preso dimora la perfezione di Dio. Ciò significa che la nostra storia sta accogliendo una storia che la trasfigura, che porta a perfezione ciò che è imperfetto. I nomi che appaiono nella genealogia di Gesù sono i nomi delle persone che ci hanno preceduto nella nostra storia. Tutto quello che noi abbiamo ereditato e ricevuto da chi ci ha preceduto. Ma quei nomi sono anche le persone con le quali noi siamo chiamati a vivere, la famiglia nella quale siamo nati, i nostri genitori, il marito, la moglie, i figli, i fratelli. Ma non solo. Quei nomi sono anche gli eventi della nostra vita, gli eventi passati, gli eventi presenti e gli eventi futuri, dolorosi, gioiosi, difficili, pieni di precarietà, pieni di ansia, pieni di consolazione, sono la nostra vita, ma quei nomi sono anche i nostri atteggiamenti, i nostri gesti, i nostri pensieri, tutto è imperfetto, cioè a tutti manca qualcosa. A causa della menzogna del demonio a cui abbiamo creduto, tutti noi portiamo dentro la ferita del peccato, che è una mancanza. Si dice anche così: ho mancato. Il peccato è una mancanza di cosa? Di perfezione. Un graffio, una ferita sull'immagine e la somiglianza di Dio, che nel piano del Creatore, del Padre, ci ha fatti immagine e somiglianza sua, perfetti per partecipazione, legati a Lui intimamente, obbedendo al suo volere, avremmo sperimentato
la sua perfezione, non ci sarebbe mancato nulla. È ciò che appare nel racconto della creazione. La natura al nostro servizio. Adamo ed Eva, l'uno al servizio dell'altra, per essere fecondi, per generare. Non sarebbe mancato nulla per dare la vita, per amare. Il demonio dentro di noi ha rotto questo equilibrio, ha rotto questa comunione con Dio, ci ha trasferiti nell'imperfezione, nella corruzione. Per questo sperimentiamo ogni giorno che ci manca la pazienza, che ci manca l'amore, che ci manca il perdono, che ci manca la mitezza, che ci manca la gioia. In ogni istante della nostra vita sperimentiamo che ci manca qualcosa perché la nostra vita sia compiuta nell'amore. Per questo siamo insoddisfatti, per questo siamo frustrati. I nomi che appaiono nella genealogia dicono questo. Noi potremmo fare un diario della nostra vita come una genealogia, unendo gli eventi nei quali abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando questa mancanza e dare a ciascuna esperienza un nome. Ma proprio in questa storia di esuli dal paradiso, di esuli dalla perfezione, nell'esilio della imperfezione, nell'esilio della corruzione, Dio si è fatto carne. Ha cominciato con Abramo sino alla pienezza dei tempi, dove è apparsa la grazia apportatrice di salvezza, il nostro Signore Gesù Cristo, depositando come in un vaso di creta la perfezione nell'imperfezione. Questo è quello che noi viviamo e che tanto spesso ci scandalizza, perché ci rendiamo conto che il contenitore, la carne, è assolutamente inadeguato al contenuto, e l'orgoglio, la superbia ci spingono a non accettare, a rifiutare questa inadeguatezza. Invece è proprio il mistero della nostra vita, ed è proprio quello che oggi il Signore vuole dirci. Accetta di essere imperfetto, accetta la tua genealogia, accetta la tua storia di imperfezione, di cadute, di debolezza, di precarietà, di mancanze. Quello sei tu, ma dentro quello che tu sei vengo a prendere dimora io e ti vengo a dare le primizie della vita celeste, della vita incorruttibile, della perfezione eterna, della perfezione divina, nella quale sarai eternamente assorbito quando lascerai questo mondo e quando anche la tua carne, anche il tuo corpo risusciterà nell'ultimo giorno. I nostri corpi, la nostra carne sono feriti, sono destinati alla corruzione del sepolcro. Accettiamolo, l'anticipo di questa corruzione nel sepolcro la sperimentiamo tutti i giorni, con il mal di testa, con i denti che cadono, con i capelli che cadono, con i virus, con le epidemie, con la precarietà della nostra salute, ma anche del nostro carattere, dei nostri sentimenti, della nostra psiche, con le nostre follie, con le nostre nevrosi, con le nostre depressioni. Ma qui dentro, dentro questo vaso di creta, è deposto un tesoro immenso che non viene da noi, ma viene dal cielo, è l'incarnazione. Allora la grazia della conversione è accettare questa apparente contraddizione, per cui siamo debolissimi, poverissimi, incoerenti, incostanti, con tutti i difetti di questo mondo, peccatori, eppure scrigno del tesoro più grande, dell'amore di Dio, dello Spirito Santo. La nostra povera carne offre al nostro Signore Gesù Cristo il suo tempio, offre il luogo opportuno alla perfezione di Dio. Portare nel nostro corpo il morire di Gesù perché appaia in noi la sua resurrezione significa proprio questo: portare ogni giorno la nostra imperfezione, la nostra debolezza, sapendo che noi partecipiamo imperfetti alla sua perfezione. In Lui non manchiamo di nulla. Per questo, senza rendercene conto, possiamo perdonare, possiamo aprirci alla vita, possiamo stare in un luogo difficile, in una situazione difficile, senza bestemmiare, senza mormorare, possiamo entrare nella precarietà senza perdere la pace, possiamo entrare nella malattia, anche nella malattia terminale, nella pace e benedicendo Dio, perché l'amore di Dio è la perfezione di Dio che dentro di noi redime la nostra carne, ci dà la caparra e l'anticipo del cielo. Perché se è vero che il corpo è destinato alla corruzione, passerà per la tomba e risusciterà nell'ultimo giorno, lo possiamo credere perché il nostro spirito, come dice San Paolo, al contrario, si va fortificando, si va perfezionando ogni giorno di più. Mentre la carne si corrompe, dentro di noi l'uomo nuovo, mosso dallo Spirito Santo, vive la vita divina, vive la perfezione di Dio. Ama, perde la sua vita, si offre, può stare crocifissa con Cristo. Per amore degli altri, ama addirittura il nemico.
Allora coraggio, entriamo in questa novena con questa grande consolazione. Allora guardiamo noi stessi, guardiamo le persone che sono accanto a noi, guardiamo agli eventi della nostra vita, la nostra solitudine, guardiamo anche a questo tempo così difficile, come guardiamo la genealogia di Gesù, con la certezza che proprio nella imperfezione nostra e degli altri, che tante volte ci fa soffrire, Dio sta misteriosamente incarnando, seminando e facendo crescere la sua perfezione, la vita eterna.